Individuata nel 2009 era la soluzione di finalmente passare da una parte dall'intervento pubblico nella compagnia di bandiera, che noi riteniamo anche oggi strategica, all'intervento dei privati. Dal 2009 no, i soldi... No, però voglio dire, quindi nessuno, se lei mi chiede però, se quell'operazione... Se quella operazione che fu fatta nel con 2009... Con l'utilizzo di fondi pubblici. Con l'utilizzo dei fondi pubblici nella costituzione della Bad Company. Però dal 2009 in poi 4 miliardi di euro furono quelli che ovviamente furono costò l'intera operazione. Dal 2009 al 2013 lo Stato non è più intervenuto in questo. È cambiato il mondo, ci siamo trovati a ottobre, il mondo del trasporto aereo, ci siamo trovati a ottobre drammaticamente di nuovo di fronte al possibile fallimento di Alitalia. Il governo Letta e oggi il governo Renzi hanno agito su una strada che era diversa. Prima chiedere ai soci, i privati, se credi nella tua azienda mettici di nuovo i soldi. Ricapitalizza. Un partner, Air France, non ha ricapitalizzato, cioè ha scelto di stare fuori. Ed è, si è diluito. A quel punto il secondo progetto che abbiamo detto è c'è bisogno, per affrontare la sfida del sistema aeroportuale italiano e del trasporto aereo internazionale, di un grande partner internazionale. Perché ormai la sfida non va si bene, regge ma più. Non si riesce. La trattativa è tra due imprese private. Ieri è tornato l'amministratore delegato. Ieri il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri hanno visto il Ministro degli Esteri degli Emirati. Noi, per quanto di competenza del Governo, perché è giusto che sia così, accompagniamo e riteniamo che questa alleanza sia un'alleanza strategica e sarebbe un segnale fortissimo anche per il sistema Italia. Perché ritornare a fare progetti industriali con partner internazionali, non svendendo agli stranieri, ma con partner internazionali, il rilancio in un settore strategico sarebbe un elemento fortissimo anche per tutto il sistema aeroportuale italiano. Daniele Bellato, io credo che entro la settimana prossima si dovrà ovviamente arrivare a una risposta sui punti che sono stati posti, che sono innanzitutto prima il piano industriale di sviluppo e di rilancio, il tema legato ai soci che stanno discutendo. Che stanno discutendo sui debiti alle passate, noi abbiamo già detto che non esistono bad company e new company, e ovviamente legato al piano industriale anche l'occupazione. Daniele Bellato.